prima di cominciare, siamo qui nello studio di PS Produzioni. PS Produzioni, che collabora con Rock Up e con Mezza Stranezza Grandrettana. Avete capito che tanto noi siamo sempre noi, vero Grazia? Perché se noi siamo noi, non possiamo essere loro. Scappa la pipì. PS Production. Guarda com'è interessante. Production. PS Production, che poi no, non dico cosa vuol dire PS, perché uno potrebbe dire Pubblica Sicurezza. No, assolutamente no. Salutiamo i nostri amici della Pubblica Sicurezza. Prima di iniziare questo nuovo programma che si chiamerà La Star della Settimana. Wow. Pensa a te, La Star della Settimana. Però se tu ti sedessi, forse se ti sedesti, non si stanca. Ringraziamo prima di tutto quel signore alla mia sinistra, il signor conducatore Stefano e Piero. Stefano ci fa le foto, perché stamattina qualcuno ci ha tirato il pacco senza fare nomi, Aldo. E perché vabbè, io lo sai il che buon Aldo. Il buon Aldo è impegnato a fare un pastisum. Prima di iniziare questo nuovo programma che si chiamerà La Star della Settimana, che in questo caso la prima, numero uno, è Grazia 40 40. Scusa. Siccome domani è la festa della donna, Aia, che poi per voi è tutto l'anno, ma vabbè, dai, stendiamo un velo pietosissimo. Allora, facciamo un dibattito, facciamo un comizio. No, facciamo una cosa per velocissima. Per voi è tutto l'anno, per noi è solo il 7 brava, marzo. Brava. Allora, volevo solo dire una cosa. Tutti sanno che io amo smisuratamente le donne, ho un grande feeling con loro, nel senso che mi trovo bene lavorativamente parlando, vero, mi trovo sempre... Vero. È vero. Confermo, eh. È vero. Allora, io volevo solo fare un piccolo augurio e una preghiera, nel senso che l'augurio a tutte le donne, tutte, per un mondo migliore, per una situazione che vada sempre, diciamo così, al meglio, e senza tante stupidate di spogliarelli, cose varie, perché poi ci sta tutto, chiaramente ci che sta idiozia, tutto nella vita, ci idiozia. Sta tutto, però pensare un attimino, fermarsi un attimino a pensare che la data di domani ricorda purtroppo un evento tragico che successe tanti anni fa negli Stati Uniti, dove diverse operaie morirono bruciate, di lì è iniziata la festa della donna, che poi sia diventata una cosa consumistica, ci sta, però un minimo di senso di pensare che riguarda loro, magari un attimino durante la giornata. Infatti, ci vuole. Dovrebbe essere più che altro una commemorazione, certo. Più che una festa, non c'è proprio niente da festeggiare. Assolutamente. E invece, parlando dei maschietti, l'ho già fatto l'altro giorno con mio amico Aldo e ne sono contento e ne sono onorato. Ragazzi, le mani servono per accarezzare le donne, le mamme, le sorelle, le fidanzate, le compagne. Anche per suonare al limite. Suonare, ma non suonarle, perché non usarle per mettere le mani per creare danno, perché loro sono una parte di noi, dividono con noi la vita, ci sono, diciamo, nella vita di un uomo fanno parte dell'80% della vita di un uomo, perché se non ci fossero le donne niente, se possiamo sparare, perché non è genovese ci possiamo sparare, perciò ci vuole rispetto, amore, e poi vabbè ci sarà anche quella che ti facerà le scatole, però le mani sempre in tasca, si usa la lingua, la bocca, si parla, si discute, si arriva a un compromesso, ma le mani sempre in tasca. E se lei decide che è finita, non devi andarla a ammazzargli, sparargli, rompergli la testa, perché purtroppo l'amore come nasce finisce, e qui mi fermo. 10 punti per il buon Carlo. Solo 10? Vabbè, per iniziare. Della registrazione vedrai, capito? Certo, poi qua deciderà il nostro amico Pieroscioni, che salutiamo, se vorrà farne un piccolo promo a sé stante o se vorrà metterla insieme a questa bellissima chiacchierata che faremo io e lei, Grazia 40. E ora si parla di te, allora. Grazia 40, numero uno, subito io faccio il polemico, che parlavo con il nostro amico Languzzi. Si sono accorti finalmente che esisti anche tu in questa città, senza fare nomi o no? Oh no, ce ne sono accorti o no? Ma a Genova lo sanno che io esisto. Ma come mai lo non ti chiamava mai nessuno? Dimmi un po'. Ma mi chiamavano, però magari nelle grandi reunion ero un attimino tenuta fuori, ma io non me lo sono mai spiegato perché, sai, non lo so. Ma ce li togliamo gli occhiali? Dici che è il momento di vederci chiaro? Ci guardiamo in faccia. E tri e for, voilà. Via. Dici che incutevi un po' di ansia, un po' di terrore. Guarda che belli occhi che sono. Vero? Ammazza che occhi. Fagli un po' un primo piano poi quando puoi. Guarda, il problema è questo. Una volta ho incontrato una collega, una cantante. Senza fare nomi. Che mi dice, la incontro così e mi dice, ma io ti conosco benissimo. Ah,
Ah, peccato, io non conosco te, ma a Genova tutti ti conoscono. Ma che cavolo dici? Io qui a Genova non ci sono mai. Ho passato la vita in esilio, sempre con la valigia in mano. Non ho mai lavorato a Genova. No, ma a Genova sappiamo tutti chi sei. Tu sei quella che se n'è andata e che ce l'ha fatta. Pensate! Non è mica poco, eh? Però, cioè, che ce l'ha fatta non è vero, perché comunque mi do da fare per campare, non è che... come tanti, tutti. Come tutti, bravo. Però ecco, si è creato questo piccolo mito, perdonatemi il termine, perché proprio non me lo merito, però di quella che se n'è andata e chissà che ha combinato fuori, capito? Beh, se posso, siccome io lo so perché ti ho già intervistato diverse volte, se possiamo dire, se me lo possono dimenticare, diciamo di sì, perché tu vogliamo ricordare un pochettino con chi hai collaborato, che poi il nostro amico Piero ci farà vedere in dettaglio. Ma con un po' di personcine, sì, dai, ma qua e là. Con il grande Carlo Barbero. No, a parte gli scherzi. Abbiamo fatto un'associazione a delinquere, lui e io, ci siamo divertiti tantissimo. Sì, andavamo a rubare i lumini nei cimiteri per fare... Pensa a te. No, scherzo. No, qualche bel nome l'ho incontrato, per carità. E, devo fare i nomi proprio. È logico, no, vorrei che tu mi raccontassi quell'episodio di quel personaggio che purtroppo non c'è più, che ti ha sentita e ha detto, ma lei è... Ma guarda, quell'episodio mi ha cambiato la vita, professionalmente almeno, perché comunque se prima avevo un cachet così così, dopo si è decuplicato il cachet, perché ormai ero rimasta etichettata come quella che... ha cantato per il maestro Luciano Pavarotti. Intendevi quella? Certo. Sì, allora è vero, qui lo dico e qui non lo nego, è verissimo. Io non so come mai sia potuta succedere questa cosa. Gli è arrivato il mio nome, lui sapeva chi ero, ma guarda te, ma pensa a te. Poi è tutt'altro mondo lui, nel mondo della lirica, non dovrebbe c'entrarci nulla con quello che faccio io. Magari tra i numeri uno si conosce tutti, no? Più o meno. Insomma, mi manda a chiamare la Pavarotti International e mi convocano perché il maestro avrebbe piacere di sentire me durante la sua, non la cerimonia di matrimonio, ma durante il party, durante il festeggiamento, al Pala Wedding, che fra parentesi era una struttura, una tenso struttura costruita appositamente per l'evento. Quindi sì, ho messo in curriculum questa cosa per me enorme, che quando mi hanno telefonato io pensavo ci fosse una telecamera da qualche parte che siamo stava... su scherzi a parte. Bravo, mi è stata accoglionata, dai, dov'è la telecamera, su. No, il maestro Pavarotti avrebbe piacere che lei intrattenesse i suoi ospiti. Vabbè, se lo dici tu, sì, quanto vuoi, tanto. Gli ho sparato una cifra perché pensavo fosse uno scherzo. Oppure principessa nella tua fredda stanza.
la Grazia, tra sì. i tanti personaggi con cui tu hai duettato, ce n'è un altro che dicono sia bravino. Un'antichia, sai che è stato anche una bella sorpresa sì, cantare sì. con lui? Sì, sì, sì. Ma com'è andata? Allora, lui è Bono degli U2, degli U2. Cioè, chi è Bono? Bono, Bono Vox. Degli U2? Poi diciamo che a Genova non ci sono dei personaggi, cioè... Qui lo dico e qui lo annego. Allora. Pensateci un attimo, una che duetta con Pavarotti e con Bono, ce l'abbiamo noi, comunque andiamo avanti. Allora, no, con Pavarotti non ci ho duettato. Vabbè, ecco. Io cantavo e lui stava zitto. Certo, quanto canti tu penso sia possibile. Questo è il anche colmo. Per lui, citandolo dov'è. No, allora sì, proprio lui, Bono Vox, Bono Vox. C'era lui, c'era il suo chitarrista che si fa chiamare The Edge. Scusate. E come si arrabbia, non te lo dice il suo vero nome, ti dice io sono The Edge. Vabbè, io l'ho presentato come The Edge e niente, sì sì, è stata una bella storia. Allora lui umilissimo, il regista mi suggeriva chi chiamare, mi ha detto chiama lui, l'ho chiamato al microfono, è venuto subito sul palco senza fare tante storie. Vi premetto che c'era la sala gremita di altissime personalità, proprio era strapiena di VIP e solo VIP, non si poteva entrare, non si poteva filmare, non si poteva fotografare perché volevano stare tranquilli. C'era veramente il gota mondiale dell'industria, dell'arte, della cultura. A voglia. E insomma lui, Bono, vieni sul palco, si alza e viene sul palco tranquillamente, cosa che qualcun altro non ha fatto, si è fatto pregare parecchio, ma non faccio nomi. Famoso? Ultra famoso. Vabbè, fermiamoci qua. Però non faccio nomi. No, assolutamente. Insomma, però, succede che lui viene sul palco e noi abbiamo detto cosa facciamo? Improvvisiamo un po' di blues. È stato tanto spiritoso. Naturalmente il blues non è la sua musica, non ne ha mai masticato, non saprebbe che pesci pigliare, però la classe non si sciacqua. Si è messa a fare lo spiritoso e se l'è cavata benissimo, comunque grande cantante. In ogni caso, capito? Si è messo a tessere le lodi del Brunello di Montalcino che stavano bevendo a tavola, in musica. Poi abbiamo cantato assieme Stand By Me, abbiamo fatto un po' di cose assieme. Bella esperienza, bella davvero. Sicuramente. Senti un po', Grazia, però io volevo fare un salto indietro. Com'è che è nata la passione per il canto, al di là del discorso che ti avranno detto? Ma che bella voce che c'ha la signorina, potrebbe curarla un po' meglio, potrebbe diventare una cantante, punto. Com'è andata la tua... Com'è andata? Guarda, quasi non ne ho memoria. Beh, certo, canti perché da quanto avevi? 3 anni? Avevo 4 anni, la prima volta che mi hanno fatto salire sul palco. Quindi io non me lo ricordo perché... So che mi sono trovata lì ed era il posto più bello del mondo, ero felice davanti al microfono, era una cosa pazzesca per me, tanto da non voler più scendere da lì, dal palco. Senti un po', Grazia, sono ancora là. Sei ancora là. Volevo farti una domanda che così mi è arrivata all'improvviso come viene a me, colpo dietro. Cosa deve avere una cantante, oggi come oggi, per essere una Grazia 40? Cioè, nel senso... qualche cosa che deve avere solo lei. Per essere tipo me? Tipo te, per essere una che ce l'ha fatta, per essere un numero uno, cosa deve avere? Al di là della voce, della personalità. Guarda che qua è sempre più difficile. Scatta la polemica, non mi fare queste domande perché scatta la polemica. Lo sai che io a me non me ne può fregare di meno, perciò io no, a me non mi paga nessuno, a me non si dice, a me non paga nessuno, perciò io... Senza allora, offendere nessuno dico quello che penso. Senti, se vuoi essere sinceramente apprezzato per le tue doti, devi avere diverse cose, devi saper dominare la tua voce, averne intanto potenza, però devi saperla anche controllare, lei deve fare quello che dici tu, quindi massima disciplina, lo so, non sembra, eh? No. Detto da una come me che sembra una che urla e basta, non è così. E poi devi... Devi far di tutto per piacere alla gente, a coloro che ti stanno guardando. Tu mentre canti, idealmente li stai ringraziando, certo, di stare lì, certo, capito? Non devi mai tirartela della serie, oh,
Sono tutta io. Ti faccio l'onore di cantare per te. La gente non deve percepire questo. Deve percepire che tu ti stai offrendo a loro. Se è bontà loro, ti vorranno ascoltare, ok? Questo è quello per essere una tipo Grazia 40, se mai a qualcuno gliene possa fregare. Per fare successo come cantante, invece, è tutta un'altra storia. Sì! Per fare successo come cantante devi essere assolutamente mediocre. Cioè, devi essere un tipo di persona e avere un tipo di voce e di personalità che chiunque possa imitare. Se la tua canzone è cantabile nei karaoke, allora puoi avere successo. Perché siccome oggi con l'avvento dei talent, hanno iniziato col Grande Fratello, che non è un talent, però è uno show, ha dato là tutto il resto. Esatto, è un reality. Con l'avvento dei reality e dei talent, siamo diventati tutti cantanti e tutti pensano che non ci voglia niente a cantare. La TV gli dà ragione, dà loro ragione, e quindi per vendere meglio questi programmi fanno salire delle persone che alla fine non sono cantanti, sono dei mediocri. Però se chiunque si può riconoscere in quel mediocre avrà successo. Allora, se ho capito bene... Me l'hai chiesto tu, No, certo. Perché... Allora, al di là di tutto, se ho capito bene, la voce è importante poco. Devi avere molto tutto poco, dietro un po' di gente che lavora per te, ti deve proporre, tipo senza, spero che non si offenda, quella suorina lì che aveva spaccato il mondo. Bravo, ma perché è il personaggio, poi la gente purtroppo... No, è che la gente non ha più gli strumenti per capire come canti. Mm-hmm. Siccome la musica è passata molto in secondo, terzo, quarto piano nella nostra vita, certo. È solo un sottofondo, certo. Mentre facciamo altre cose, non abbiamo forse più l'orecchio per capire cosa è buono musicalmente e cosa no. Quindi basta che la televisione proponga e la gente accetta. La gente accetta il personaggino che le piace, ma il personaggio che le piace è colui che la gente sente simile, certo. Capito? Mentre invece il cantante, il grande di una volta, lo vedeva talmente lontano. Esatto, è talmente irraggiungibile che io cambio canale. No, io mi voglio illudere che anch'io un giorno posso andare a quel talent e avere successo, capito? Quindi io posso osannare un mediocre. Bravo. Ma cioè, non un vero artista. È il successo a portata di mano, cioè alla bravo. Portata di tutti, diciamo. Sì. Tutti possono dire, arrivo là, divento... Bravo, può succedere anche a me. Capito? Tu sei già qualcuno, non hai bisogno di diventare. Ma io mi sono fatta un mazzo così. Ho capito, però tu sei nata, sei giovanissima, però sei nata in un periodo che se non eri brava non andavi. Ti dicevano canti alle comunioni, però... Bravo, per fare quello che faccio io e che faccio ancora, grazie a Dio, devi saper fare, capito? Però poi alla fine te la devi vedere con quelli che non sanno fare nulla, ma che magari piacciono di più proprio per questo. Sì, perché ora, citando un amico comune che penso tu conosci, il nostro amico Luigi Ogno, che è un grande manager musicale, l'unica cosa che è genuano, beato lui, no? Mi spiace per lui, che dice sempre, quando ascolta qualcuno che suona, dice, fatti una famiglia, nel senso, fatti una famiglia, come vuol dire che è meglio che smetti di suonare. Invece purtroppo, giustamente, che non me ne voglia nessuno, siamo invasi da tutta questa gente che tira due note e sono già personali. Bravo, con il ciuffetto, bravo. Il ciuffino, il canticchiano appena, canticchiano appena. Poi però... la televisione, ci va interviste, bravissimo. Presentazioni di CD. Bravo. Mentre invece tu, praticamente, sei venuta su dal niente, ti sei fatta, come dicevi tu, un mazzo così. Andiamo avanti con la tua carriera. Arrivata dopo questi due grandi miti, perché tu, ripeto, a Genova fai poco, anche se ultimamente, a breve, faremo tante belle cose. Però tu giri tutta l'Europa praticamente. Ma anche fuori, sono finita anche in Brasile, sono finita anche alle Barbados, anche fuori, Barbados. Sì, è una persona che... No, scusa. Mica pizzefichi. Sì, sì, no, anche fuori, ho viaggiato un sacco. Sì, sì. Saranno due annetti che ho deciso di fermarmi un po', di cantare a casa mia. Capito? Infatti certo, sono due annetti che ci conosciamo tu e io. Sì, praticamente non c'eri mai, non c'eri mai. Esatto. Ma cosa vuol dire secondo te, come dicono tanti, tu sei quella che ce l'ha fatta? Cosa vuol dire secondo te? Avere l'etichetta di quella che ce l'ha fatta. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che io, da quando avevo 16 anni, che ho fatto la valigia e sono andata a cantare in Germania,
e ho vissuto solo di quello. Io mi mantengo solo cantando, con tutti gli alti e bassi che questo comporta. La villa non me la farò mai, però sono riuscita ad attestarmi come professionista, come cantante, e oggi ho un'agenzia che si occupa di me in Inghilterra, un'altra in Germania, e vivo di quello, bene o male, con dignità, eh. Oggi sto bene, ho avuto momenti peggiori, però ecco, forse per tutti coloro che non ci riescono, ai quali tocca fare un altro lavoro, quello, il lavoro vero, che virgolettiamola sta cosa, di giorno per poi al sabato e alla domenica a livello hobbistico poter suonare, per loro, ai loro occhi, io sono quella che ce l'ha fatta, perché bene o male vivo di musica, vivo solo cantando finché mi riesce. Senti un po', Grazia, una domanda provocatoria, perché visto che siamo con te poi bisogna andare, si può andare tranquilli, non c'è problema, nel senso, non hai peli sulla lingua come me. Tutti questi, come dicevi tu, che non me ne voglia nessuno, perché il mondo e la vita è libera, ognuno può fare quello che vuole, sempre che non superi poi il margine, che vada a rompere le scatole a qualcun altro, perché la nostra libertà finisce dove comincia quella degli altri, ricordiamocelo un po' più spesso, in tutti i casi questo. Tutti questi caracoisti, karaokeisti, come si chiamano, questi suonatori della domenica, non vi danneggiano a voi professionisti, a te, al nostro amico Roberto, a tutta questa gente che lo fa di professione? Guarda, nei locali che vengono magari chiamati al posto non sono vostro, loro a danneggiare noi, purtroppo è il gusto del pubblico. E, allora, io sono un gestore, di un locale, no? E so che se chiamo tu, che sai suonare, se chiamo te, devo spendere tot per avere tot persone. Se chiamo il karaokeista, spendo un terzo, un quarto, io ho lo stesso tot persone. Sì, sempre il discorso, cala la qualità, l'importante. Io non me la prendo col karaokeista, me la prendo purtroppo, mi rifaccio al discorso di prima, col gusto della gente che non c'è più. Se per la gente è lo stesso che canti io o che canti un karaokeista, non me la prendo col gestore e neanche col karaokeista. Purtroppo è andata così. E questo secondo te dipende anche molto da tutti questi talent, da tutte queste cose della televisione che ti propone? Certo, certo. Tutti questi che devi essere famosa a tutti i costi, tutti quelli hanno che devi... sdoganato l'idea secondo la quale non devi saper fare qualcosa per essere famoso. Capito? È vero. Ti dico la verità, mi spiace dirlo perché cito una cosa che ho visto poco... questa mattina mentre mi facevo colazione, ho visto una trasmissione su una rete nazionale, non dico chi, ma io ho notato che sono andato a intervistare, non so se l'avete visto, sono andato a intervistare una ragazza che perché ha fatto 4 video personali dicendo 2 cose, ha fatto 140.000 visualizzazioni, ha aperto un suo canale, sono andato a intervistare, è diventata famosa. Per aver fatto 140.000 visualizzazioni. Ma cosa faceva in questo video? Non lo so, video? Parlava, dava consigli su come vestire, cioè come se io mi sveglio la mattina e dico, signori, quando vi mettete la giacca rossa sarebbe duopo mettersi la camicia bianca, però siccome se la mettono tutti, voi se volete spaccare ve la mettete nera con la cravatta bordeaux. Uno comincia a mettersela, quell'altro parla di me, 140.000 visualizzazioni, arriva una rete nazionale che è andata a intervistare sta tizia. Cioè basta così poco per diventare famosi. Sì. Pensa a te, sì. Noi è una vita che siamo qua, che cerchiamo di, siamo ancora qui, vabbè, ma noi siamo sempre, siamo dei romanti. Teniamoci forte, Carlo. Senti un po', sì. Arriviamo piano a tante belle soddisfazioni, però io volevo che tu, ai nostri amici che ci seguono, dicessi com'è che è nata l'idea di dire a 16 anni prendo la valigia, vado all'estero o la vado alla Spagna. Ci ha voluto il tuo coraggio. Sì, tanto coraggio, ma l'incoscienza dei 16 anni. Guarda, avevo una brutta situazione a casa, qui a Genova, e mi si è prospettata questa occasione. Guarda, cercano una band di professionisti che fanno le quindicine nelle discoteche e negli alberghi, hanno bisogno di una cantante perché la loro è rimasta incinta e se ne va. E io dicevo, ma sì, magari potessi io. Sì, però devi parlare l'inglese. E devi essere maggiorenne, perché quello è lavoro notturno, in Germania ti fanno un mazzo così. Certo. Sì, digli che ho 18 anni e che parlo l'inglese. Sì, non è vero. Sapevo dire, what time is it? It's 5 o'clock. Anche, the pen is on the table. Quella sempre, però grande. The book into the Jew, cioè vuol dire il libro nel buco.
grande, grande blefona, ho detto sì, 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 ci vado io, ci vado io. Questo qua mi ha detto, guarda, io ti raccomando, però mi fai fare una figuraccia, cerca di essere... Sì, 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 non ti preoccupare. Vado in Germania, mi accompagna la mia mamma per vedere almeno che persone fossero e poi viene via mia madre e loro mi prendono, anche se dopo che mi hanno sentito cantare gli ho detto in realtà non avrei proprio 18 anni, ma li compio fra un po', no, un annetto e mezzo. E questo qua ormai era preso, grazie a Dio, dice vabbè facciamo così, per i primi tempi quando c'è da dichiarare i nomi di tutti io ti do i documenti e le generalità di quella che c'era prima te, prima te, una polacca di 30 anni. E vabbè, e così niente, ce la siamo rischiata per i primi tempi, grazie per averci creduto, ancora oggi lo ringrazio, perché quella band, con loro ho fatto Germania, Austria, Svizzera, Olanda, insomma tutto il centro nord Europa, facevamo una o due settimane in ogni posto. La vita proprio del circo, proprio la vita del... senza più tornare a casa, ogni una o due settimane cambiavo casa, che era una stanza d'albergo o un appartamentino arredato. E te la sei guadagnata. Lavoravo tutte le maledette sere, guarda che è stata una palestra incredibile. Mi hanno insegnato il mestiere in tutto e per tutto, sono arrivata lì che ero una selvaggia. E mi hanno insegnato tutto, ma mi hanno insegnato anche a vivere, sinceramente, perché una ragazzina di quell'età, cresciuta per strada, non è che avesse tutta questo savoir vivre per niente. Mi hanno insegnato un sacco di cose e soprattutto appunto il mestiere. 8 anni di canto tutte le sere, di palco tutte le sere, impari davvero tantissimo, davvero. E ora siamo a Genova. Siamo arrivati a Genova, abbiamo girato il mondo, abbiamo girato l'Europa, abbiamo cantato con i numeri uno, abbiamo fatto di tutto e di più, però poi in un bel momento ci siamo fermati e ho detto, io sono genovese. No, non sono genovese. Vabbè, abito a Genova, sì lo so che non sei genovese, ma oramai sei di no. Me lo ricorda regolarmente mio marito. Che non fa neanche una foto oggi, devo dire, la fa, l'importante è che mi fa le foto. Me lo sempre ricorda. Perché quello là è andato a fare il pasticcione, ma vabbè, poi ci aggiustiamo io e te al pasticcione. Puntualizziamo. Io sarei Terrona, figlia di Terroni, ma cresciuta qui a Genova. Beh, allora praticamente oramai sei lì. Poi oramai il discorso di Terroni non esiste. Io sono mezzo piemontardo, mezzo genovardo, siamo tutti mezzi. Siamo arrivati qua. Sì. Abbiamo praticamente hai cantato con i numeri uno da tutte le parti: Europa, Asia, Africa, Oceania, da tutte le parti di Gheso. A Genova però adesso cominciamo a fare qualcosa. Sì, è un pochino che ci provo, ho fatto un sacco di serate. Certo. E adesso ho un progetto bellissimo. Possiamo dirlo? Sì. Quello che vabbè, bella storia, bellissima storia. Sì. Sì, certo. Allora, diciamo che finalmente, e qui scatenerò l'invidia di un sacco di gente... Stai collaborando con i numeri uno, con i grandi di questa città. Ma soprattutto, vogliamo ricordarne ma qualcuno? Sì, allora, prima di tutto la Two Little Time Band, che è la band che organizza questo concerto di cui stiamo per parlare. Tommy, l'ho detto Tommy, io, volevi dirlo tu? L'ho detto io. Noi non siamo protagonisti. È una grande band, bravissimi tutti quanti, mamma mia. È stata una botta di fortuna proprio. E tanto loro che organizzano questa cosa, questa riduzione a concerto del musical Tommy. Che sarebbe un'opera rock. Che poi sia un'opera rock, poi diventata musical. Oggi per noi è un concerto. E che concerto, ragazzi! Che ci sarà, questo lo dico io, il 26 marzo a Andiamo Teatro Govi. Andiamo in prima nazionale. E bisogna fare sempre tanto di cappello agli organizzatori, ai ragazzi che si danno veramente da fare per il Teatro Govi, che fa delle cose grandissime. E bisogna dire la verità, tanto di cappello. E indovina che parte faccio io? Dimmelo tu. Quella che fu della grande Tina Turner. Beh, quello lì ci sarei arrivato anche da solo. Anche perché... Il nostro amico Piero annuisce, diciamo che ci assomigli un po', Però... Pensa un po', il personaggio è una prostituta allucinata, drogatissima, storia, schizzatissima, perfetto per me. Detto tra di noi, tanto penso che Tina Turner non ci guardi, ma nella vita io so un po' di... Anche perché io l'ho conosciuta personalmente a Saint-Tropez,
era inavvicinabile perché una cosa velocissima, sempre che Piero non mi spari. Eravamo a Saint-Tropez anni fa, io l'ho incrociata, sono andato a salutarla, le guardie del corpo ci hanno fermato, ne aveva quattro che erano enormi. Sì. Lei ha fatto segno, no, cam, ci siamo salutati, vabbè. Questa è una piccola cosa. Diciamo che la sua vita, insomma, qualche numero strano l'ha fatta anche lei. Sì, Non posso dirli perché magari becco anche qualche querela, però anche se suo marito, credo che non ci sia, deve essere morto. Lei. Sì, è morto. Il mitico Ike. Comunque, era perfetta per lei quella parte. Perfetta per lei. E oggi lo è anche per me. Te. Però c'è anche qualcun altro di big di lì con città. Noi, ma come diciamoli, no? Ma c'è il grande Aldo De Scalzi. Allora, lo vogliamo lasciare a casa? Sì, c'è anche lui che sta coordinando, devo dire, anche musicalmente, sta organizzando molto bene la parte musicale, corale. Siamo praticamente sempre a casa sua a fare cori, non ne può più, poverino. Poi c'è, gli ospiti, gli ospitoni, bontà loro che così ci considerano, saremmo Paolo Bonfanti, grande chitarrista, Aldo De Scalzi e io. Poi facenti parte del cast c'è Roberto Tiranti, c'è Matteo Merli, ci sono Agostino Marafiotti alla voce, Fausto Sidri, Morena Campos, che te la ritrovi anche da un'altra parte dove poi ci arriveremo con calma, abbiamo tempo, no? Qui ragazzi qua non pizzi fichi, l'ho già detto, cosa possiamo dire? Pissi bao bao, pissi bao bao oppure risi e bisi, che è una cosa, non ho mai capito cosa sono i risi, cosa sono i bisi, ma comunque andremo poi a vedere su YouTube. I bisi sono i piselli. Ah, i bisi si chiamano? Non lo sapevo. Senti, poi perché lì ci sarà il 26 marzo dove noi come PS Produzione saremo super presenti, non presenti, super presenti. Just give me one more night. Oh, come on, hit me. I need to see it green. Baby, before.
però adesso tu ti arrabbi. Dai, fammi arrabbiare. Ti arrabbi perché io volevo tirarti in una cosa che è successa con una signora che si chiama... Tipo? Cleri? Ah! No, dai, raccontami com'è andato, perché diciamoci la verità. Diciamoci la verità, come dice quello genovese che ha fatto tanta, tanta carriera, che adesso è diventato anche un uomo politico. L'hai avuta un po' di problemi con questa signora qui, questa la signora della TV, no? Cosiddetta, un po'. Ma guarda, senti, non ci siamo mai incontrate lei e io. Meno però... male. ma lei si ricorda molto di te, no? Mamma mia, ragazzi. Cosa è successo poi? Cosa è successo? Allora, tu. Dai, dai. È qui che ti volevo. Guarda, è successo che mi hanno fatto perdere un sacco di tempo e basta. Mamma Rai penso che si stia affidando sempre più a degli incompetenti e piano piano stia andando tutta rotoli anche lì. Si vede quello che ci propina. Allora, in occasione di un suo programma andato in onda l'anno scorso, che peraltro è durato pochissimo perché l'hanno chiuso prima del tempo, perché ascolti non ne faceva. Comunque, agli inizi del programma... sono stata coinvolta nella registrazione di una puntata qui a Bocca d'Asse, abbiamo registrato. C'era una coppia di amici carissimi che avevano Loredana e Stefano. Avevano piacere di avere me a cantare per loro per l'occasione un brano di Vasco Rossi e questo la trasmissione Mi vuoi sposare, mi pare. No, era Senza parole. Ah, Senza parole. La trasmissione era Senza parole. Pensa com'è famosa, ma come la ricordo. E in copione, d'accordo con la produzione, c'era il fatto che la loro canzone, la canzone che descriveva il loro amore, era Un senso di Vasco Rossi. E avrei dovuto cantarla io con la band di Stefano, che Stefano suona anche. Sì. Quindi io ho accettato e l'impegno comportava fare qualche prova con la sua band di nascosto, perché io non conoscevo questi ragazzi, quindi abbiamo dovuto provare questo brano e poi presentarsi lì a Bocca d'Asse e registrare la puntata. Bene, è andata così, io mi sono vista un paio di volte con i suoi ragazzi, bravi musicisti, disponibili, abbiamo messo su questo brano e quel giorno siamo arrivati a Bocca d'Asse, abbiamo approntato il set. I ragazzi e io siamo stati messi sopra un mozzo, come si chiama? Un gozzo, una barca, perché sarebbe stato scenico secondo loro fare così. Abbiamo montato gli strumenti lì, prova, il suono non si riusciva a far uscire un bel suono, comunque alla fine ce l'abbiamo fatta, con tantissime difficoltà, perché vi dico, uno si aspetterebbe, cavolo, da Mamma Rai un supporto tecnico più che dignitoso, certo. Purtroppo non era così, mi dispiace dirlo. Niente. Però il problema non è nato al di là della scarsità dei tecnici. Assolutamente no, alla fine siamo riusciti a registrare come si deve una bella cosa e abbiamo cantato e suonato questo brano mentre Loredana e Stefano si incontravano, lacrimoni, certo, scena... Certo. Scena madre, proprio come piacciono tanto alla Clerici, certo, e a quel tipo di televisione, perfetta la scena. Però amara sorpresa, il giorno che è stato mandato in onda questo servizio, scopro che tutta la parte dove appaio io con la band è stata tagliata volutamente e soprattutto nel sottofondo, dove in realtà c'ero io a cantare, hanno mutato, hanno tolto quella parte e hanno messo Un senso di Vasco Rossi, il disco. Addirittura, proprio hanno tolto tutto quello che potesse riguardare me. Io non so perché, non io mi invece chiedere. Forse sì. Sarà che non sono figlia di nessuno? Ma quello probabilmente sì, però secondo me è andata così. Siccome io quella registrazione l'ho sentita grazie al signor conducatore, forse hai toccato dei livelli di note talmente fuori del comune che sicuramente sarebbe passato, non me ne voglia Loredana e Stefano, sarebbe passato in secondo piano il senso del programma e il programma e si sarebbe tutto concentrato sulla tua voce, sulle tue note. Probabilmente questa signora, tra virgolette, io mi fermo qui, la cosa non andava e allora, siccome mi sembra di aver capito che il format fosse suo, ha voluto mettere in evidenza quello che voleva lei, non quello che eventualmente Infatti. Poteva uscire. Sbagliando, perché io sono sempre di quelli che
l'ho sempre considerato che il da solo non vai da nessuna parte, devi sempre avere qualcuno che tutto sommato condivide con te anche il successo. E dov'è che secondo me ha sbagliato? Che con un colpo come il tuo sicuramente ti avrebbe aperto qualche porta in più, perché sentendoti ti avrebbero chiamato a destra, a sinistra, e avrebbe preso magari qualche punto in più anche il programma, o no? Guarda, io sono l'ultima a poterlo dire, fatto sta che mi sono trovata così esclusa dopo aver prestato la mia opera con tanto amore, con tanta volontà. Spiegazioni? No, nessuna, semplicemente, no, anzi, coloro che hanno registrato, che hanno i tecnici, nessuno più ha risposto alle nostre rimostranze, ma anche di Loredana e Stefano stessi. Hanno detto, ma come mai? Nessuno gli ha più risposto. Pagare t'han pagato? No, non mi hanno pagato. Ah, no, era una cosa gratis. Ah, era un... No, così, anche. Un cadeau. Io ho dovuto firmare che lo faccio gratis, per carità. Neanche pure una lira. No. Per me era un favore che facevo a Loredana e Stefano, capito? E vabbè. E questa è la RAI, vabbè, ci fermiamoci qua. Poi dicono che siamo dilettanti noi. Dilettanti, ma di talento, ma tanto talento. Basta. E che diamine. Tornando a Genova, abbiamo chiuso il discorso polemico. La tua bella Siena. C'è una cosa che purtroppo è andata storta qualche settimana fa per via dell'ennesima allerta meteo, piove. Ma non si fa così però. Ma guarda, io non si fa così. Allora, senti un po', parliamoci, guardiamoci in faccia proprio con la telecamera lì. È sempre piovuto, d'inverno è sempre nevicato. E sono venute le alluvioni, però non davano l'allerta meteo appena uno tirava. Sì, sono successi, morti, quello che vuoi, l'attenzione ci vuole, però non esageriamo. Comunque, fermiamoci qua perché noi non siamo dell'ARPA. Guarda, per l'occasione non era siamo. Proprio esagerata quell'allerta. Sicuramente sì. E è saltato tutto un programma che sarebbe stato veramente una grande, ma grande, ma grande. Si può dire figata. Figatissima. Al Palapra c'era Jesus Christ Superstar con lei, la solita banda che dicevamo prima, Descalzi, Tiranti, Merli, Giada Campus. Allora, sì. Morena Campus, scusa, no Giada. Io avrei fatto una piccola ospitata. Però è tutto rimandato al giorno 2 aprile, allora, giorno 2 aprile alle ore 21, venite perché è una cosa che serve per il Gaslini, e ringraziamo tutti gli organizzatori. Ci sarà lei e sarà di nuovo un'altra grande serata dove PS Produzioni sarà sempre presente a fare l'intervista. Dimmi. Production. E tra un po' sono di fare sì, devo andare, scusate, ma no, perché sono anziano, lo so anche. Senti un po', siamo arrivati a tutte queste cose qui. Sì. Ora chiaramente il nostro amico Piero ci sparerà perché dice quanto sono lunghi. Però capisci? Ma poi lui taglia. Ma non deve tagliare. La star della settimana, una volta che sei a disposizione, magari ci allunghiamo un po', sarà un po' più lunga l'intervista, però capisci che quando si trova una star, cioè se io intervisto te o Mina, non l'ho mai intervistata Mina. Non l'hai intervistata Mina. Ci siamo incrociati una volta a Cremona, ma non l'ho mai intervistata. Abita lì lei, è di lì. Cioè, non abita più lì. Abita adesso a Lugano. D'altra parte. Comunque, Quartiere Paradiso. Però non starlo a dire. Sono un po' di quelle che abbiamo detto noi. In programma, cosa bolle in pentola qui, a breve, per Grazia allora, 40? Cosa bolle in pentola? Dai. Dunque, siamo chiusi in sala prove con la mia band. Ve lo sto troppo dicendo. Ricorda un po' il nome della tua band. Sono la Two Little Time Band. Stiamo provando, mettendo a punto un repertorio, e fra un po' abbiamo intenzione di andare in giro a suonare. Anzi, se qualcuno è interessato mi contatti. Certo. Dai, se vuoi dare i tuoi recapiti, mi trovate ovunque, ragazzi. Andate in rete, scrivete Grazia 40. A short era tutta in pace. Hai più profili tu che. Allora andate sulla mia pagina fans, mettete mi piace e io vi ascolto. Perciò se avete bisogno o volete gradire e sentire le sue performance, seguite la sua pagina, però qualcosa di eclatante, dai, spara. Allora, guarda, stiamo ancora provando e non ho ancora iniziato a cercare date, ma le date hanno trovato me e per il momento vi posso anticipare che saremo il 2 di luglio
all'Utri Beach, mm-hmm. si chiama Zio Erasmo, il 2 luglio, ma prima di allora vedrete sicuramente altre date, altre serate, altri concerti con questa meravigliosa band. Sono fiera di loro, sono troppo bravi. Sicuramente, e io tra l'altro volevo spezzare una lancia nei confronti di Grazia, perché Grazia, sarò sempre riconoscente a lei, perché l'estate scorsa, a luglio, è stata l'unica, chiaramente gli altri probabilmente erano impegnati, è stata l'unica number one che ha detto di sì a un evento che c'è stato. Poi è stato forse gestito un po' così alla Carlona, perché era una bella cosa, era per l'AINET, l'Associazione Nazionale Tumori Neuroendocrini. È stata una serata in Corso Italia e lei è stata l'unica big che mi ha detto sì, vengo, senza neanche chiedermi ma chi c'è, chi non c'è, chi no. E devo ringraziarla, perché gli altri mi hanno detto sì, guarda, se me lo dicevi prima, se me lo dicevi dopo, però comunque chiaramente voi siete impegnati d'estate, è il periodo che si lavora di più. Però lei è venuta e si è messa a disposizione, ha cantato, praticamente ha tenuto in piedi tutta la serata, perché ce la sono lei, e non smetterò mai di ringraziarla. Ascolta, io credo di essere arrivato in fondo, però volevo che tu, lascio un minuto, sempre che non mi spari, un minuto a te, e vorrei che tu dicessi qualche cosa alle telecamere. Devo dire qualcosa? Quelli che c'è, quello che vuoi, quello che ti passa per la mente, se vuoi levarti un sacco dalla scarpa, se vuoi sputare in faccia a qualcuno. No, niente di tutto questo, mi piace sempre rimanere positiva. Ragazzi, divertitevi, vogliatevi bene, siate buoni se potete. No, che devo dire, dai, siate felici di vivere. Te la do io un input. Sì. Un consiglio a una che vuole seguire questa professione, cambia mestiere. Cioè, a una che vuol fare questa professione? Digli qualche cosa, cosa deve fare, cosa non deve fare. Allora, sai cosa fai? Intanto sii veramente obiettiva e cerca di capire quali sono le tue potenzialità. Appena lo capisci, buttatici dentro e cerca di svilupparle meglio che puoi. Le sviluppi ascoltando i grandi cantanti. Le sviluppi ascoltando coloro che per te sono irraggiungibili, coloro che secondo te sono talmente bravi che ti viene da dire no, io non ce la farò mai. Ascolta solo loro, non ascoltare quelli che sono alla tua portata. È troppo facile cantare come loro e non concludi un cacchio. Ti senti bravo e finisce lì, ti siedi. Ascolta i bravissimi, anche se per te sono ostici, sono incomprensibili. Piano piano, prima o poi, capirai sempre di più. Fai così, magari ci riesci. Signore e signori, per PS Production Rock Up, la star della settimana, Grazia The Big 40. Ciao, alle prossime. Olè. Carlo Barbero, Grazia 40. Ciao, grazie a tutti. Ciao a tutti, ciao. Andiamo noi? Beh, tu guardi. Oh,
qualcosa di romantico. Sì, io e te, soli soli, non ci vede nessuno e facciamo qualcosa di veramente più romantico. Pippo, Pippo, bravo. Stupiamoli con qualcosa di romantico, dolce dolce, musica.
Ti ho trovato l'accendino una volta. Grazie a 40. Allora, sì. Grazie, tu sarai qua il... Sarò qua venerdì 5 giugno. Venerdì 5 giugno, sì. Insieme a Roberto Tiranti. Sarò qua con Roberto Tiranti, con le nostre band. Ci scambieremo i musicisti, ci scambieremo tanta musica. Ci palpeggeremo anche sul palco, via. Ragazzi, qua, okay. E poi. Quindi se non sapete cosa fare, e sicuramente non sapete venerdì 5 giugno, venite qua. 5 giugno, 5, 5. Okay. Grazie a 40. Pippo Lamberti. Thank you.